cambiato l'atteggiamento. Siamo andati in campo con più tosti, abbiamo visto più contrasti, mentre nella prima parte della partita perdevamo a livello individuale gli scontri. Abbiamo patito la fisicità dell'avversario, non abbiamo fatto bene, però nonostante questo avevamo creato il gol, che devo rivedere perché è stato annullato. Avevamo creato i presupposti. Avevamo detto che lo spogliatoio, che Scognamiglio è stato spinto. Quando è stato spinto è andato addosso all'avversario, però il fallo l'aveva fatto precedentemente l'avversario, perciò lì c'era da rivedere. Non ho rivisto le immagini, perciò non posso dire niente da quel punto di vista. Ci sono rimasto male perché a me sembrava valido il gol. Poi nell'azione dopo, come spesso succede, abbiamo preso un rigore, 2-0 non era facile, è stato importantissimo che abbiamo fatto il 2-1, quello è stato determinante per poi. Nella seconda parte devo dire che la squadra si è persa ad alti livelli, sia sul piano fisico sia sulla velocità di esecuzione, e credo che abbiamo fatto 4 gol, ma potevamo farne anche altri 2, perciò devo dire che abbiamo meritato la vittoria alla fine della partita. No, sinceramente no, perché eravamo partiti per fare un campionato tranquillo, valorizzare i giovani, adesso siamo là, ci piace anche stare, però dobbiamo sempre guardare avanti, lavorare come stiamo facendo, con grande serietà, perché il campionato di B è sempre insidioso, le partite sono tutte difficili. Abbiamo visto anche oggi, abbiamo sofferto moltissimo il primo tempo, perciò non bisogna mai mollare, come è successo nella partita di oggi. Nel senso, sotto di 2-1 non abbiamo mollato, siamo andati in campo, abbiamo ripreso la partita e poi l'abbiamo vinta. E deve essere un sinonimo per tutto il campionato, non mollare mai e lottare fino alla fine, poi si vedrà. Per arrivare dove? Ma io non lo so, non saprei dire adesso dove potremmo arrivare o meno. Io vedo un campionato molto difficile, nel senso che tu vai a giocare, giochi con l'ultima, puoi perdere tranquillamente perché i valori, c'è molto equilibrio in questo campionato qua. È per questo che non mi sbilancio tanto. Poi con le 19 squadre la forbice tra play-out e play-off è molto vicina. Perciò 2 vittorie, come è successo a noi adesso, ci portano in posizioni nobili della classifica. Se perdi 2 partite ti ritrovi giù, perciò è difficile esprimersi cosa potremmo fare e cosa non potremmo fare. No, al primo tempo ho visto una squadra molto tosta, molto aggressiva, ha fatto molto bene a mio avviso, noi siamo andati in difficoltà, devo dire onestamente, anche se abbiamo avuto che noi la palla gol del pareggio, poi si è stato annullato, insomma abbiamo sofferto molto la loro fisicità. Nel secondo tempo più contrasti vinti, più livelli individuali vinti, e abbiamo fatto la partita meglio, secondo me. Credo che chi è entrato bene. Frank è un valore aggiunto per noi, è un giocatore che ci conta molto, purtroppo è reduce da un grosso infortunio, si è spaccato la spalla e ancora non è a posto perché si è allenato pochissimo in questo periodo, e l'ho usato come la settimana scorsa, mezz'ora, perché di più non ce n'ha, perché è stato fermo tanto tempo. Lo stiamo recuperando piano piano, ancora non è a postissimo perché ancora gli duole dove c'è stata la frattura. Però è un giocatore per noi molto importante, sia che giochi dall'inizio che entri nel corso della partita. Ma io ho molta fiducia della società dove sto lavorando, perciò io credo che tutto quello che faremo lo faremo a fin di bene e per migliorare la squadra. Questo ne sono sicuro perché conosco l'ambiente, il presidente, e ho molta fiducia dei miei dirigenti. Perciò non mi pongo il problema da questo punto di vista. Quello del discorso di Maras Mancuso vuol dire che anche in Serie C ci sono dei giocatori che possono fare la B tranquillamente. Questo è il significato che Maras non ha mai fatto la B, è sempre stato in C. Lo stesso Mancuso viene l'anno scorso e ha fatto il primo campionato di B, quest'anno è il secondo, perciò vuol dire che anche in categorie inferiori, se viene seguiti i giocatori, ci sono giocatori che possono far bene anche in questa categoria.